Franco, che c'è? Bussano di sotto. Ma come bussano di sotto? Misure eccezionali contro il terrorismo, più ampi poteri alle forze dell'ordine. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che con decorrenza immediata stabilisce 30 anni di reclusione per gli autori di sequestri politici, ripristino del fermo di polizia per la durata di 24 ore, possibilità per la polizia giudiziaria di interrogare gli indiziati anche in assenza dei difensori. È quella intercettazioni telefoniche anche senza il permesso e il consenso dell'autorità. Un momento, sto arrivando. Obbligo per i proprietari di denunciare l'affitto e vendita degli alloggi. Buongiorno. Buongiorno. Signora, mi scusi, ho sentito quei colpi. Colpi? Sì, quei colpi. Le assicuro che il bambino ora ha smesso di giocare. Ha la mania della pallacanestro. Parte dei poteri che erano stati. Non si ripeterà più. Mi scusi con suo marito, mi dispiace. Ma si rende conto che se ci scoprono è un brutto momento? Specie per lei. Quelli quando entrano sparano senza guardare. Noi l'abbiamo messo in conto di morire ammazzati, ma lei... Anch'io, a modo mio, è da tempo. Lei deve... Non sono impreparato. Lei ci deve dare la sua parola d'onore che non ripeterà più uno scherzo del genere. Sì, sì. Allora ci dà la sua parola? È stato, credetemi, un gesto contro la mia natura. Mi ha spinto l'idea di non poter dare sostegno alla famiglia, che da soli... Ci rendiamo conto, ma noi siamo comunisti combattenti. In questa guerra lei non è un uomo per noi, ma è una funzione. La funzione che lei svolge all'interno del sistema. Si dice che lei sarà il prossimo presidente della Repubblica. Bene, il prezzo della sua libertà deve essere equiparato al valore della sua funzione. E se il sistema non mi giudicasse così funzionale? Questo deve essere ancora verificato. Io sono pronta. Va bene, dai. Riprendiamo l'interrogatorio. Scusi, posso spendere un attimo? Avrei una proposta, a mio avviso, importante da farvi. Si tratta del ministro degli interni. Posso, senza esagerare, ritenermi suo maestro. Vorrei scrivergli una lettera personale e segreta. Inoltre può influire il fatto che gli mantiene rapporti stretti e positivi con il Partito Comunista Italiano. Questa lettera, se rimane segreta, è una bomba. Moro in fondo gli dice a denti stretti: guardate, tiratemi fuori di qui prima che questi mi costringano a parlare. Se no, sono guai per tutti i democristiani. Moro dice: siamo tutti noi del gruppo dirigente ad essere chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo che è sotto accusa. Più chiaro di così? Già, i comunisti, con tutta la smania che hanno di fare i cani da guardia dello Stato, secondo te se ne saranno buoni 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 ad aspettare che il vecchio sistemi la faccenda in famiglia? Sì, perché possono fare finta di non saperne niente. Questa è la mossa più abile di Moro: sganciare in segreto la DC dal PC. Ma diamo di matto. Se stiamo al gioco di Fritz, tutta la faccenda se la gestiranno quei marpioni dei democristiani. Gli diamo il controllo di ciò che temono di più, la voce di Aldo Moro in pubblico. Sì, però li costringiamo a scendere a patti con noi. Ma no, se rimane tutto segreto, qualunque cosa ci diano in cambio di Moro, in quanto segreta non avrà valore politico. Sarebbe il colmo che abbiamo fatto tutto quel casino della Madonna a Via Fani per farci pilotare da Fritz. Non dimentichiamoci l'obiettivo centrale della campagna di primavera: scatenare l'offensiva rivoluzionaria. Ma che la scateni col segreto? Questa della segretezza è uno dei soliti trucchi del vecchio. Come per il golpe di Lorenzo. Coprendo tutto col segreto, Moro riuscì a far perdonare lui, i militari e tutti gli amici democristiani che c'erano coinvolti. Compagni, ho una proposta. Renderla pubblica significa partire col piede sbagliato. Non c'è tempo, è già stato tutto discusso, il comitato ha deciso. Come si fa a decidere di sputare in faccia a qualcuno nel momento stesso in cui gli si chiede di aprire una trattativa? Vedrete, la DC si irrigidirà ancora di più. E poi a che scopo tradire la fiducia di Fritz? Bene o male ci conviene averlo alleato. Significa potersi servire della sua abilità. È lui che conosce bene le smagliature del potere. È assurda la scorrettezza che gli stiamo facendo. Se avesse creduto di scrivere in pubblico, avrebbe senz'altro scelto un'altra linea. Allora facciamogliela riscrivere. Non c'è più tempo. Ecco le lettere per il ministro, la moglie e il segretario. Thank you.
Rana? Dottor Rana? Sì, sono io. Deve recapitare una lettera segreta dell'onorevole Moro al ministro degli interni e una per la moglie. Questa lettera vorrebbe farci credere che anche noi siamo sotto processo e che quindi dobbiamo avere paura, ma Moro non ci ricatterebbe mai. Quando ho riconosciuto la sua calligrafia non ho potuto trattenere le lacrime, ma poi dopo averla letta non ho riscontrato quello spirito, quella saggezza, quella moderazione di colui che è stato il mio maestro. Perché non è sua, anche se gli esperti ne confermassero l'autenticità. Questa lettera e le altre che dovessero seguire non sono moralmente attribuibili al suo autore. In questa lettera non c'è traccia dell'Aldo Moro che noi tutti conosciamo. C'è proprio lo spirito e la fermezza di papà. È lui, ne sono certa. Però certe parole, processo popolare, prelevamento. Ma come si può definire prelevamento un sequestro così sanguinoso? Non solo. Ma neanche una parola, un accenno al povero Leonardi, agli altri. Forse non lo sa che sono morti, vedi, lo dice proprio qui all'inizio. Benché non sappia nulla né del modo né di quanto accaduto dopo il mio prelevamento. Io penso che siano loro i rapitori a vietarglielo. E si può capire anche perché. Nel momento in cui aprono la trattativa, non vogliono ricordare la scorta uccisa. Guerzoni. Incredibile. E il partito si rifiuta di far pubblicare il nostro articolo. Ma allora escludono ogni possibilità di trattare. Ho analizzato la scrittura dell'onorevole Moro prima del rapimento e l'ho messa a confronto con le lettere pervenute dalla prigionia. Concludendo la mia analisi grafologica, non vi sono dubbi sull'autenticità delle lettere, ma è qui, qui e qui si possono osservare delle anomalie di ordine psicogeno. È Moro, ma non è Moro. Non solo. Osservate quanto spesso gli usi la parola sotto. Sotto dominio, sottoposto ad un processo, sotto accusa, eccetera, eccetera. A mio avviso si tratta di una parola in codice. Ci vuole far sapere che è tenuto prigioniero in qualche cantina o sotterraneo. Forse persino in un sottomarino. Sì? Il desiderio di riserbo espresso in una delle lettere dell'onorevole Moro non è stato rispettato. Le Brigate Rosse hanno appena rilasciato alla stampa copia di questa lettera a me rivolta e che doveva restare segreta. È chiaro, signori, questa notizia rovescia e accelera i termini delle decisioni da prendere. Cosa suggerite? Mi pare che abbiamo una sola possibilità. Questa lettera ed altre eventuali future dovranno apparire come estorte, con le torture, con le droghe, o con qualsiasi altra diavoleria. Ma questo significa distruggere la credibilità di Moro ed impedirgli nel futuro ogni possibilità di mediazione per salvarsi. L'opinione pubblica dovrà convincersi che questa lettera è stata estorta a Moro da una pistola puntata alla testa. Io non so. Prima accettate il principio che la lettera sia segreta. Poi non è segreta. Il comitato ha deciso che niente va tenuto segreto al movimento rivoluzionario. Potevate dirmelo, l'avrei riscritta. Non c'era tempo, siamo in guerra, non siamo mica in Parlamento. Ma vi rendete conto che rendendo pubblica questa lettera avete offerto ai miei nemici l'occasione? E i miei nemici non sembrano essere pochi da quanto comincia a trapelare. Gli avete offerto l'occasione di svilire la mia integrità col rischio di creare un'atmosfera di indifferenza intorno alla mia sorte, ma anche intorno alla vostra. Vi rendete conto? Presidente, le costole le fanno ancora male. Riesce a dormire meglio? Ha bisogno di altre medicine? No, grazie. No. Presidente, le abbiamo portato la messa registrata come aveva chiesto. Sì, la metta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Potrei rimanere solo, per favore? Gesù Cristo et Caritas Dei et Comunicatio Sancti Spiritus. Sì, certo.
massima colpa. È per ribadire piena e totale fedeltà alle istituzioni, allo Stato di diritto, che la Democrazia Cristiana respinge il ricatto terrorista. Stiamo affrontando una sfida mortale. Non verrà certo sconfitto il terrorismo se all'emergenza non verrà dato il segno di un immediato, diverso meccanismo economico e sociale in grado di ridurre la disoccupazione, l'emarginazione, la disgregazione civile e morale. Sono tesi che armano la mano ai terroristi. È ora di finirla. È strano affermare che con le BR non si tratta, perché trattandosi darebbe loro un riconoscimento. Il riconoscimento delle BR sono i loro colpi d'arma da fuoco e i morti seminati per le strade. Lo stillicidio degli attentati poi continua ogni giorno. Ora l'eversione sta anche in Parlamento. Sì, ma dalla parte tua. Le istituzioni prima di tutto. Non si evita la sconfitta delle istituzioni democratiche lasciando morire l'onorevole Aldo Moro in nome poi di una ragione di Stato che siete sempre voi i primi a tradire. L'onorevole La Malfa ritiene che con la pena di morte i terroristi si arrendano e cambino idea, ma non è con la pena di morte che si possono convincere questi giovani a cambiare mentalità e a tornare alla vita democratica. Le Brigate Rosse hanno fatto un altro comunicato. Ma c'è anche una lettera. Di che si tratta? Una lettera dell'onorevole Moro per lei. Queste sono le fotocopie della lettera. Grazie. Caro Zaccagnini, moralmente sei tu al mio posto, dove materialmente sono io. Tu che mi hai voluto la carica di presidente, nonostante la mia motivata riluttanza. Ed è doveroso aggiungere, in questo momento supremo, che se la scorta non fosse stata del tutto al di sotto delle esigenze della situazione, io forse non sarei qui. Tengo a precisare di dire queste cose in piena lucidità, e senza aver subito alcuna coercizione della persona. Ma in verità mi sento abbandonato da voi. Ci vuole davvero coraggio per pagare per tutta la Democrazia Cristiana, avendo dato sempre con generosità. Tu hai dunque una responsabilità personalissima. Il tuo sì o il tuo no sono decisivi. Ma sai pure che se mi togli alla famiglia, l'hai voluto due volte, e questo peso non te lo scrollerai di dosso più. Che Dio vi illumini e lo faccia presto, come è necessario. Bisogna trovare una soluzione equa. Una soluzione... No, no, non è niente. Ho solo bisogno di una boccata d'aria. Ci dovrà pure essere un modo per salvare lui e lo Stato. Presidente, il direttore del giorno ha pubblicato una lettera di sua moglie per lei. Ma c'è un'altra novità. Non solo la sua famiglia si preoccupa per lei. E chi altri? I socialisti. I socialisti. Il Partito Socialista ha rotto il fronte della fermezza. Non tutto il partito è d'accordo, però è Craxi in persona a interessarsi per lei. Si vedrà. Ma bisognerà pur tentare tutte le strade. Comunque, queste sono due lettere per il Santo Padre. La prima è da divulgare a mezzo stampa. Quest'altra è privata e dovrebbe essergli, se possibile, recapitata personalmente. Dovreste farla avere a mia moglie, insieme a questa, per lei. Bisognerà prima sentire il comitato. Sì, sì. I controlli si fanno sempre più pesanti. E la polizia arriva per prima a prendere le lettere. Sì, sì, certo, il comitato. Se il comitato approva, avrei un'altra persona fidatissima da proporre per gli scambi. Non le darò mai la lettera di mio marito. Ma lei non sa cosa va incontro. La lettera è un corpo di reato, quindi deve darmela per forza. Cosa ha detto? Reato? Una delle cose più care che ho di lui? Ripeto,
Posso farle una fotocopia? Altrimenti mi arresti. Mi arresti? Signora, dov'è un telefono? Agnese? Sì, mamma. Accompagni il giudice al telefono. C'è molto nervosismo, bisogna avere pazienza. Si accomodi. Grazie, signora. Ho saputo questa mattina di una strana seduta spiritica a Bologna, dove si è fatto il nome di Gradoli, collegato alla prigione di mio marito. L'ha saputo anche lei? Certo, non tralasciamo nessuna pista. E che avete fatto? Abbiamo localizzato un paesino nel Viterbese che si chiama Gradoli. Un paese? Non potrebbe trattarsi di una strada di Roma? Oh no, abbiamo già guardato. Non c'è nessuna via Gradoli sulle pagine gialle. Ho parlato con il procuratore. Tutto è risolto. Lei può tenere la lettera. L'abbiamo nominata custode giudiziale della medesima. Chi poteva immaginare che una lettera privata di papà divenisse un corpo di reato? E io il suo custode legale. A che punto è l'operazione? È in pieno svolgimento. State perquisendo le cantine? Soprattutto quelle, colonnello. Capitano, risultati obiettivi? Abbiamo setacciato casa per casa, ma dell'onorevole Moro nessuna traccia. Grazie. Prego. Spedire subito questo fonogramma. Esito ricerca negativo. Signor sì. Altro che paese di Gradoli. Ecco la via Gradoli. E hanno avuto il coraggio di dire che non c'era sulle pagine gialle. Bisogna informare il ministro. Ma vi pare che il ministro non lo sappia già? Mamma, mamma, venite. Che cosa si può dire? Si tratta di un caso tipico di deprivazione sensoriale e sociale. Nella nostra facoltà abbiamo condotto un esperimento interessante. Abbiamo chiuso alcuni studenti in un ambiente molto angusto e completamente isolato. Dopo un paio d'ore eravamo costretti a interrompere l'esperimento, perché c'era il rischio che i ragazzi impazzissero. Intende dire che si possono far scrivere determinate cose anche senza ricorrere a minacce o a violenza vera e propria? Aldo Moro mostra tutti i sintomi di chi è vittima di una ben nota situazione patologica, per cui il prigioniero soffre una regressione psicologica figli di puttana. Dipendente dai suoi carcerieri. Che cazzate! Ciò che mi pare si conosce come sindrome di Stoccolma. Esattamente. Le Brigate Rosse stanno distruggendo lentamente l'ostaggio, tramutandolo in un pupazzo e diffondendo periodicamente i segni del suo deterioramento. Presidente, la televisione sta cercando di far credere che lei è diventato pazzo. Dicono persino che soffre della sindrome di Stoccolma. Se rendendo pubblica la mia lettera al ministro degli interni era questo che volevate ottenere, era inevitabile. Il comitato ha dato una risposta? Non ancora. Quella persona, quel prete, quel caro amico di cui vi ho parlato è una persona fidatissima. Cercate di sollecitare la risposta della vostra direzione. Thank you.
Padre, padre, sorride e faccia finta di niente. Ma lei chi è? Ho una lettera per lei da parte dell'onorevole Moro. Come sta? Come sta? Bene, sorride. Dove si trova? Insieme. Ah, la prenda, la prenda. Il comitato ha ascoltato, ha riascoltato e trascritto tutti i suoi interrogatori. Lei non ci sta dicendo niente. Niente che possa essere utile alla nostra lotta. Ma io credevo finora di avervi prestato tutta la mia attenzione. Abbiamo visto, presidente, dove porta la sua strategia dell'attenzione. Non è questo. Lei vorrebbe farci credere di non sapere né dove né come si decide di liquidare le conquiste della classe operaia, vero? Non creda di poter fare con noi come ha fatto con gli italiani per 30 anni. Vendere fumo. Dove c'è del fumo, c'è anche del fuoco. Presidente, questo è un processo popolare. Un processo vero che si concluderà con una condanna vera. È già stata decisa? Non ancora. Dipende da molte cose. Anche da lei. Allora. Rigida centralizzazione delle istituzioni. Smantellamento dello Stato previdenziale. Meccanizzazione strisciante delle grandi fabbriche. Controrivoluzione preventiva. Finora lei non è riuscita a chiarirci il funzionamento di uno solo di questi programmi. Ci vuole provare? Noi vogliamo sapere il ruolo del suo partito in questa cospirazione internazionale contro la classe operaia. Davvero mi è difficile capire la visione che avete voi del mio partito. Un monolite, tutto partecipe di un disegno dai grandi contorni, ma... per quel che ne so io, gli uomini della Democrazia Cristiana prestano infinitamente più attenzione alla sorte ultima di meschine consorterie interne. Tutti protesi all'indefessa ricerca di manchevolezze, colpevolezze dei propri nemici. Questo. Più che ai sogni lontani dell'America o della Germania. Ah. Sì. Qualunque cosa accada in quel partito non è tanto in virtù di un grande disegno, quanto della concatenazione più o meno casuale di tutta una serie di circostanze piccole. Papà ha ragione. Papà dice di spingere i suoi amici al dissenso, ma lui non si rende conto. Lui è prigioniero. I suoi amici si stanno dissolvendo tutti, come neve al sole. Hanno paura anche loro, come tutto il partito, che i comunisti rimangano da soli a difendere lo Stato e che quindi possano vincere le prossime elezioni. Ma allora chi dovrebbe spaccarla, la DC? Noi? Non è vero. Non è vero che papà non si rende conto. Ma povero, come poteva immaginare che tutti i suoi sforzi per far uscire il paese dalla crisi gli si sarebbero voltati contro? Dice che occorrono non sotterfugi, ma atti di coraggio. E sua santità è in procinto di compierne uno. Sta preparando un discorso che sarà diffuso in tutta la lingua. Già, ma appena saputo dalla lettera di papà, il presidente del consiglio si è precipitato a scriverne una lui al papa, per portarlo sulla linea della fermezza. Succede sempre così. Appena riusciamo ad aprire una porta, subito qualcuno la richiude. No, sua santità è ben disposta verso di voi. Conosce personalmente il presidente e anche lei, sa signora, fin dai tempi della scuola. Pronto? Mamma, mamma! Le Brigate Rosse hanno condannato a morte papà. A morte? Sì, le BR dicono che il processo è finito e lo hanno ritenuto colpevole. Padre, ora l'intervento di sua santità diventa decisivo. L'interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato. Per quanto ci riguarda, il processo finisce qui. Le risposte di Aldo Moro
hanno solo confermato verità e certezze sul regime democristiano che da anni sono nella coscienza di tutti i proletari. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo putrido regime saranno definitivamente processati, liquidati e dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti. Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte per il comunismo, Brigate Rosse. Assassini. Assassini sono. Travestiti da giudici. Un linguaggio delirante. Va bene. Adesso ci muoviamo noi. A mio avviso Moro è già morto e le Brigate Rosse stanno bluffando. Io invece credo che Moro sia vivo e che si possa salvare il salvabile. Dobbiamo fare qualcosa. Qualcosa. Come faremo senza di lui? Rientro a Washington. L'importante è che il prigioniero non abbia parlato. Signori, ho appena ricevuto un importante messaggio dal Presidente degli Stati Uniti. Egli ci assicura il suo concreto appoggio, confermandoci che la linea della fermezza è la sola praticabile. Ma perché non ha mangiato niente, eh? No, no, grazie. Le volevo dire che la sentenza non è che va presa alla lettera. Se riuscissimo a forzare il suo partito, si potrebbe dire che è un passaggio tattico, nient'altro. A quanti giorni siamo? Questo è il 34esimo. Ieri lei mi ha fatto una domanda. Mi ha chiesto come mai sono entrato nella lotta armata. Adesso glielo voglio dire. È una storia molto lunga. E potrei cominciare da mio padre, che faceva il bracciante. O dal tradimento del PC. Ma le voglio parlare della classe operaia. Di tutte quelle famiglie proletarie che vengono sbattute in mezzo a una strada. Dai licenziamenti, dagli sfratti, dal costo della vita. È il capitale a far la guerra ai lavoratori. E il suo partito è quello che la dirige. È la DC, il vero cervello della controrivoluzione. Per questo noi vogliamo costruire il partito rivoluzionario della classe operaia. Siamo un'avanguardia, Presidente. E noi vi combatteremo con tutti i mezzi. Ma sai, forse le società moderne sono più complesse. Bisogna osservarne. Certo. Ciascuno con la propria cultura, con i propri limiti. No. Abbiamo scelto di lottare con le armi. Perché era l'unico modo di farvi paura. Stazio Radiofonica Vaticana. Il programma odierno di Quattro Voci va in onda in edizione speciale. Sua Santità Paolo VI rivolge un appello alle Brigate Rosse. Uomini delle Brigate Rosse, io non vi conosco, per questo mi rivolgo a voi pubblicamente. Prima che poniate in atto la minaccia di morte contro Aldo Moro, uomo buono ed onesto, io non ho alcun mandato nei suoi confronti e sono legato ad alcun interesse privato verso di lui. Ma lo amo come membro della grande famiglia umana, come amico di studi e a titolo del tutto particolare come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Cristo. Ed è in questo nome supremo di Cristo che io mi rivolgo a voi, che certamente non lo ignorate, a voi ignoti ed implacabili avversari di quest'uomo degno ed innocente. E vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Moro, semplicemente e senza condizioni. Abbiamo trasmesso l'appello alle Brigate Rosse di Sua Santità Paolo VI.
Allora che ne pensa, presidente? Con sole 4 parole. Liberate Moro senza condizioni. Il Santo Padre, mio fratello di fede, ha giustificato la linea della fermezza. Se il Papa pensa che a noi basta essere chiamati uomini e non belve criminali, si sbaglia di grosso. Magari è questo il riconoscimento politico. Che ne pensa di quelle due parole? Senza condizioni. Non le sembrano aggiunte? Suggerite. Sì, ma c'è qualcosa di più sottile. Quello che stupisce veramente è che questa durezza, questo rigore, vengono applicati in un paese scombinato come l'Italia. È come se tutti più o meno consapevoli, fossero parte di un disegno indecifrabile. Accendi la sirena. Allora, legga il nuovo comunicato delle BR. Sì, signore. In concomitanza con la data del 18 aprile, comunichiamo l'avvenuta esecuzione del presidente della DC, Aldo Moro, mediante suicidio. Consentiamo il recupero della salma fornendo l'esatto luogo ove egli giace. La salma di Aldo Moro è immersa nei fondali limacciosi del lago Duchessa, situato a 1800 metri di altezza in località Cartore, provincia di Rieti. Sembra proprio che la battaglia per salvare la vita di Moro sia completamente perduta. Le faccio presente, generale, che i nostri esperti sollevano forti dubbi sull'autenticità di questo comunicato. Dubbi? Si spieghi meglio. Che genere di dubbi? Primo, non è stato scritto con la stessa macchina che fin dall'inizio le Brigate Rosse avevano detto che avrebbero usato in esclusiva. Secondo, a differenza degli altri comunicati, questo non è stato distribuito nelle altre città. Terzo, risulta palesemente maldestro il tentativo di imitare lo stile e il linguaggio dei brigatisti. Benissimo. Ammettiamo che sia falso. Che ci dice che non sia opera delle stesse Brigate Rosse? Giusto. In ogni caso, appare doveroso effettuare immediate ricerche del corpo di Moro nel lago della Duchessa. Scusi, generale, ma il lago della Duchessa è ghiacciato da 4 mesi e raggiungibile solo con l'elicottero. Perciò, questa è la riprova che il documento è falso. È indispensabile consultarsi immediatamente con il Presidente del Consiglio. Scusate, signori, ma c'è una svolta decisiva nelle indagini. In via Gradoli è stato scoperto il luogo nel quale presumibilmente era tenuto prigioniero l'onorevole Moro. Giardini, hai finito? Sì, noi abbiamo finito. Allora raccogliete tutto e andiamo. Pioveva proprio dal soffitto. Noi siamo andati a suonare il campanello del piano di sopra, ma non rispondeva nessuno. Ma l'acqua che veniva giù. Numero 5. Un fucile a pompa, made in USA, senza calcio, matricola 37159052. Numero 6. Una pistola REC P8, calibro 6,35, con matricola punzonata. Vede, ci sono due buchi sopra la vasca da bagno. L'acqua sicuramente scendeva. Scusi. Dica. Può spiegarmi meglio? Vede, appena arrivato ho trovato la doccia aperta. Su questa scopa poggiata in questo modo strano, così. La doccia era diretta su due buchi e l'acqua inevitabilmente andava piano di sotto. A chi è appena arrivato ho chiuso la doccia ed ho cercato di salvare il salvabile. Ma allora qualcuno voleva far scoprire il covo? 6 fotografie di giovani ancora da identificare e 2 uniformi all'Italia simili a quelle indossate. Le foto non bisognava farle vedere in televisione. È come dirgli scappate, sparite, non li troveremo mai. Ma se sono stati gli stessi brigatisti a farci scoprire il covo, le foto, tutto, naturalmente per deviarci. Vuol dire che la soffiata viene dal loro interno.
Signor generale, il signor ministro dal Viminale sulla linea diretta. Pronto, signor ministro, mi sente? Sì, la sento. Come procedono le ricerche? Beh, finora abbiamo trovato soltanto tracce non sospette. Ma come non sospette? Si spieghi, generale. Beh, tracce isolate di guardie forestali. Gli uomini hanno raggiunto il lago? Sì, 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 stanno calando ora i sommozzatori. Appena avremmo trovato il cadavere dell'onorevole Moro, la informeremo immediatamente. Sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardie di finanza con cani addestrati sono stati trasportati sul luogo da numerosi elicotteri. Come abbiamo potuto vedere, i tentativi del sommozzatore sono riusciti inutili, in quanto la stratigrafia del ghiaccio è tale che non permette che un corpo si immerga. L'ingegnere ci dice che sembra quasi impossibile poter arrivare allo strato d'acqua che è sotto lo strato, il doppio strato di ghiaccio. Arriva Zaccagnini, arriva Zaccagnini. Scusi, ma il corpo di Moro è stato trovato? Onorevole, possiamo considerare questa come una visita ufficiale di condoglianze? Onorevole Zaccagnini, la prego. La prego, dica qualcosa, ci faccia sapere, la prego. Secondo lei il comunicato è attendibile? L'annuncio dell'esecuzione di Moro deve considerarsi attendibile. Sentiamo questa certezza nei nostri cuori. Finché tutte le speranze non sono cadute, non ci sono condoglianze da fare. Digli che non lo voglio nemmeno vedere. Ho capito. Tra un'ora abbiamo la riunione con tutti i segretari. Mi dispiace, mia madre è indisposta. Ma noi le dobbiamo parlare solamente per un attimo. Mi dispiace. Scusi, è scorretto. La stampa è fuori, si farà sapere. Forse dovevate pensarci prima. Senta, noi dobbiamo farle le nostre condoglianze da parte del partito. Le deve accettare. Ma lo vuole capire che mio padre non è morto? E se lei non è capace di pensare un modo per salvarlo, la porterà nella tomba con lui. A letto, presidente. E dicono che siamo noi deliranti. Non è possibile. Dovresti avvisare subito la mia famiglia che sono vivo. Oppure state per uccidermi. Le porterei del tè se la volessimo uccidere. Presidente, basta leggere qualche parola del comunicato per capire che è falso. Secondo questi buffoni, noi l'avremmo suicidata. A lei. Come sono stati suicidati nel carcere di Stammain i nostri compagni della Badermanov. Ma si rende conto? Non è il nostro stile. Non siamo stati noi. Va bene, non siete stati voi. Ma allora chi gioca con la mia morte? Lei dovrebbe saperlo meglio di noi, presidente. Dove stava lei quando qualche burattinaio metteva le bombe nella banca di Milano? Magari questo stesso burattinaio ora, con la complicità del governo, ha inventato questa sceneggiata. No. No, non è lo stile consueto. Io conosco gli uomini che ci governano. Credeva di conoscerli. Ma da qualche giorno continua a tornarmi alla mente il lontano 1964, quando un generale ambizioso tentò di rovesciare il mio governo di centrosinistra. Si chiamava De Lorenzo. Acqua passata, presidente. Sì, sì, De Lorenzo. Tentò di instaurare un clima autoritario, ma poi tutto precipitò. E allora scoprimmo che il progetto di distruggere la democrazia aveva radici profonde e sostenitori un po' dappertutto, persino nella presidenza della Repubblica. Smascherarli tutti avrebbe mandato all'aria il paese. E così lei li coprì col segreto di Stato. E i dati? Media numerica giornaliera del personale attivo nelle indagini relative al caso Moro 12.960, posti di blocco 1.294, perquisizioni domiciliari 673 al giorno. Beh, se vanno avanti così finiranno per trovarlo veramente. Eh già,
Perquisendo 600 appartamenti ogni giorno in 30 anni avranno perquisito tutte le case d'Italia. E se lo avessero nascosto realmente in un sottomarino? Buonasera. Buonasera. Il maestro venerabile vi raggiungerà subito. Come procedono le adesioni alla nostra loggia? La P2 è sempre più in alto.